Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è il vostro Megozzo e ben ritornati sul mio canale in questo nuovo video a bomba con il nostro Cristiano Ronaldo e Schere, detto anche CR7. Bene, allora ragazzi, siccome tra un po' iniziano gli allenamenti, quelli seri per Ronaldo, ci saranno molte cose da fare. Cristiano si sta preparando insieme alla sua famiglia, quindi Giorgina e Ronaldo Junior, lasciando stare tutte le guardie che rimangono a casa a fare la guardia, quindi diciamo che il tutto è al sicuro, credo. Andranno ragazzi a fare una mega vacanza di fine estate, perché sì, sapete che Ronaldo è stato in Grecia, poi è tornato, quindi faremo un'altra vacanza piccolina di qualche giorno, poi magari vedremo cosa fare. Penso che saremo più di un giorno, sicuramente andremo anche nel deserto, passeremo dal deserto, non so quante cose faremo, beh insomma Ronaldo sa quello che deve fare. Però come prima cosa, essendo che stiamo facendo questo mega viaggio ragazzi, prima cosa dobbiamo arrivare in aeroporto, prendere tutto, andarcene e quindi cercare di andare fino in Egitto, perché sono tante ore di volo da Los Santos fino in Egitto, e cercare di sistemarci come prima cosa. Quindi siccome sarà un video molto bello, che forse ne preannuncio anche altri, dipende da voi ragazzi, se mettete tanti mi piace e vi iscrivete avrete anche altri video sulla vacanza di Ronaldo, quindi aspetto i vostri mi piace. Tra l'altro vi ricordo che guardando il video fino alla fine avrete la possibilità di sapere se siete stati salutati da me su Instagram, quindi se volete venirmi a seguire trovate @realanthony, venitemi a seguire, così a fine video ragazzi vi posso salutare, quindi mi raccomando. Ok ragazzi, ogni volta che bisogna partire in questa casa è un bordello. Successa la stessa cosa quando siamo andati in Grecia con Giorgino e Ronaldo Junior, perché non si sta capendo niente. Loro due che stanno qui tranquilli, non lo so, ma volete dare una mano? Guardate, sta facendo tutto il tizio dell'FBI. Abbiamo 3000 valigie da mettere in macchina, perché sì, andremo con l'Audi. Però attenzione, l'Audi poi la lascio in aeroporto nel parcheggio custodito, mi sembra ovvio. Quindi se ci diamo una mossa magari, io vado a vedere se ho preso tutto. Diego, ho preso tutto, lo zaino ce l'ho, le felpe ce l'ho. Anche se siamo andati in Egitto ragazzi farà un caldo pazzesco, quindi per preso prima non me ne porto, lasciamo tutto a casa. Dunque dovrei aver preso tutto dalla scrivania di Ronaldo Junior, vediamo. Ok sì, sta solo il mouse, il bicchiere, la tastiera. Ok, dovremmo aver preso tutto, giusto per dare una ricontrollata rapida e veloce. Ok, allora, sperando che Ronaldo Junior e Giorgina siano pronti, spero. Forse devo andare in Porsche, no ragazzi, ma dove li metto i bagagli nella Porsche? Manco in questa, l'Audi è, secondo me è quella corretta. No vabbè, ho capito, ma fate pure con calma, non fate niente, tanto fa tutta la guardia del FBI. Vabbè ragazzi, sentite, facciamo una cosa. Ora io e questo tizio qui, fra, mettiamo dentro i bagagli così ce ne andiamo, perché ragazzi sennò veramente si fa tardi e non ci andiamo più di casa. Quindi fatemi levare un attimo, fatemi mettere tutti i bagagli dentro. Vabbè, insomma, lasciamo che Cristiano e il tizio del FBI facciano le loro cose ragazzi, velocemente mettono i bagagli, così possiamo partire veloce, lasciare casa e partire su questa nuova vacanza bomba. Schiere. Ok ragazzi, direi che dopo un parto non indifferente per Giorgina e Ronaldo Junior, direi che siamo partiti. Infatti come vedete siamo in macchina con la nostra bomba Audi, stiamo andando, ho messo il navigatore per fare la strada più breve possibile, siamo andando all'aeroporto. Come vedete in macchina con me ci sono Ronaldo Junior, che ho dovuto stare avanti, e Giorgina che sta dietro di me. Ok, allora, quindi me ne stavo andando nell'altra corsia. Allora andiamo in aeroporto veloce, perché ci stanno aspettando, c'è il nostro jet privato che ci sta aspettando, il comandante e tutti che ci stanno aspettando, perché comunque avevamo dato un orario, abbiamo detto che saremo partiti presto, anche se 14:17, vabbè dai, ci sta, possiamo partire anche a quest'ora, all'ora di pranzo, mangiamo qualcosa sul jet. Quindi velocemente ci dirigiamo all'aeroporto e Schere, e questa vacanza abbia inizio. Vai Ronaldo, però così attento che ti becchi le macchine in fronte. Ok ragazzi, per gentile concessione della dirigenza aeroportuale ci hanno fatto mettere, insomma ci hanno dato il permesso di prendere la macchina, anche se questa cosa non si può fare, e di andare a scaricare i bagagli, anche perché sono tanti. Ecco ragazzi, come vedete lì c'è il nostro jet, però aspettate, devo andare da qua perché ancora passa qualche aereo, poi facciamo una brutta fine noi, Ronaldo Junior e tutta la famiglia. Ok, non c'è nessuno, ok. Ecco, sono già arrivati anche i tizi. Ecco, infatti, sì, eccoci. Aspetta, fatemi mettere la macchina di sguincio, ok, così possiamo scaricare. Va bene, ho capito, Ronaldo Junior e Giorgina, se volete, non so, se vogliono già salire, se avete già salire, salite. Io devo scaricare i bagagli con i piloti qui. Pilota, ecco, pilota, presenti signori. Ok, vai. Allora, apriamo sto coso, così, ok, vai. Così possiamo prendere tutti i bagagli. Dove sono andati quei due?
Ah, stanno qua, vabbè. Stiamo controllando se c'è tutto quanto, se i bagagli ci sono. Tanto il pilota si sta, vabbè, un po' tutti, penso. Ronaldo Junior sta intrepido, non ce la fa più, vuole partire. E Giorgina si è messa al telefono, il pilota pure, il copilota stiamo controllando qui, va bene. Intanto che bagagli sono tutti questi, controlli se c'è tutto. Tanto vado a lasciare l'auto, ragazzi, perché dobbiamo lasciare l'auto nel parcheggio custodito dell'aeroporto. Poi tornerò qui velocemente a piedi. Così possiamo partire, guardate, c'è un aereo che sta atterrando proprio in live. No, forse penso che stia andando un po' di fronte. Comunque, l'uscita dovrebbe essere da qui. Lo so, andiamo così perché dobbiamo partire, ragazzi. Siamo in ritardo, se no non partiamo veramente più. E che questa vacanza abbia inizio! No, mi sa che ho sbagliato strada. Ops. Vabbè, siamo andati qua? Sì, penso che si esca comunque qua. Infatti, c'è anche l'uscita di qua. Ma boh, tanto mi hanno fatto uscire. Grazie, grazie, grazie per avermi aperto. Grazie, scusi, scusi ancora. No, 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 non se la prenda. Grazie per il favore, grazie. Mi sei incazzato, raga. Boh, ma sei incazzato. Ok, parcheggio custodito, dov'era? Mi sembra sopra lì, da qualche parte, dove cacchio era? Sì, vabbè, mo vediamo. Tanto ci sono 3.000 posti. Chi è che parte ad agosto? Tanto nessuno, non parte mai nessuno. Vabbè, io sapete che vi dico, la lascio vicino a questa Range Rover al quarto piano e me ne frego, così sono pure vicine. Bella. Tanto questo parcheggio è custodito, ci sono persone ogni giorno. Il problema sarà adesso fare tutta la strada a piedi e ritornare là, ragazzi. Anche se dovrebbe esserci una navetta che mi aspetta giù, però vabbè, ragazzi, ci vediamo direttamente quando Ronaldo. Tanto Ronaldo, non te fa male, cammina un po', fate un po' di corsa. Ci vediamo, gang, come arriviamo in aeroporto, così con la nostra famiglia possiamo partire e andarcene in Egitto. Ok, sono tornato, se tutto è pronto possiamo partire, tanto penso che mangiamo qualcosa su jet, dopo che mangiamo arriviamo in Egitto, ci sarà penso un pick up, ci sarà un pick up, un qualcosa da aspettarci, così potremo andare in questo villaggio a esplorare, ragazzi, perché siamo andati anche in Egitto, Ronaldo Junior voleva andare, che gli piace anche tanto, infatti dice papà ci muoviamo, partiamo, perché voleva esplorare proprio Egitto. Quindi, oh dai, se ci siamo io salgo, voi raggiungetemi dopo. Ok, ragazzi, stiamo per decollare, sta per decollare il jet privato di Cristiano Ronaldo e stiamo appunto lasciando, come ben vedete, proprio in questo istante Los Santos. Dunque, dal telefono sono le 15, sono quasi le 4. Essendo in America, l'Egitto va avanti, essendo Oriente, dovrebbe andare avanti. Per cui a questo punto ci sbrighiamo, ci facciamo un bel sonnellino, anche perché adesso sarà un bel viaggetto molto molto lungo, però il jet dovrà prendere un po' a quota, quindi come inizierà ad andare più veloce, penso che arriveremo anche molto più veloce rispetto al normale. Ok, ragazzi, dovremmo essere arrivati. Infatti, ora si sta fermando perché è stato un viaggio molto, molto difficile. Qua si vede proprio che siamo in Egitto: terre desolate, lande desolate. Insomma, la desolazione più totale. Addirittura con i, com'è che si chiamano? Che non mi ricordo. Gli sciacalli che volano. Ecco, vedete, stanno lì. Vabbè. Comunque, ora ci prepariamo per uscire, ragazzi. Penso che apriranno. Infatti, stanno aprendo. E vediamo un po' dove siamo arrivati. Siamo appena arrivati in Egitto, il tempo non è dei migliori, anche sebbene sia quasi notte. Mi ha spiegato qui il pilota che quando qui piove, e piove raramente, fanno delle piogge spaventose per poi rimanere una siccità pazzesca per mesi e mesi interi. Quindi direi che siamo arrivati proprio giusto in tempo. Ragazzi, ci stanno mettendo in ordine le valigie, se ne occuperanno loro. Intanto noi ovviamente dovremmo andare a dormire nel nostro hotel perché comunque è tardissimo. Qui c'è la macchina che gentilmente ci hanno portato, che useremo anche per fare le escursioni, tutto il resto, sempre se vorrete altri video, quindi dipende tutto da voi, ragazzi, se volete vedere tante altre cose. Ok, allora facciamo una cosa, intanto noi ci andiamo, tanto ci porteranno tutto loro, mentre loro, ragazzi, andranno a dormire. No, Ronaldo Junior, fai mettere Giorgina, vabbè, posso mettere Giorgina dietro, vabbè. Quindi, ragazzi, ora se ne andranno, perché poi ci porteranno anche i bagagli con tutto il resto, ce ne andremo a dormire in hotel, quindi sicuramente i nostri eroi adesso si dovranno riposare. E a questo punto ci vediamo direttamente domani, quando ci faranno una piccola gita e vedremo già il nostro primo villaggio, dove anche andremo a dormire, per fare una piccola escursione. Ok, ragazzi, buongiorno a tutti. Ci siamo alzati di prima mattina. Come vedete, il sole è più o meno splendido, nonostante ci sono alcuni nuvoloni, però siamo in perfetto orario per andare a visitare il nostro primo villaggio qui in Egitto. Come vedete, l'ambientazione, l'ambiente ricorda molto, molto il Sonora Desert di Los Santos, perché appunto c'è un deserto. E parlavo prima con un passante, no? Che mi diceva che oltre qui, ragazzi, ci sta una distesa rocciosa enorme che dopo è anticipata anche, o preceduta, non mi ricordo se viene prima o dopo, dal deserto totale completo. Che
Se voi volete, ragazzi, andiamo coi cammelli con Ronaldo Junior, Jasmine, insomma, facciamo una gita come si deve, perché il primo giorno, ragazzi, già un po' difficile che c'è un sistema. Io mi sono cambiato perché fa un caldo della Madonna, che Dio ce ne liberi. Mi sono messo una cosa a maniche corte, mi sono portato giusto le cose dentro il borsone, perché lo zaino, ragazzi, si è rovinato di sabbia. Allora, io, cioè, allora, analizziamolo, perché la prima volta che lo vedo anch'io, ci sono già le prime case, cioè, questi sembrano, no? Che sono rimasti, ragazzi, al Paleolitico. Infatti, ci sono le case del Paleolitico. Mi scusi, buon uomo. Allora vediamo se ho capito bene. Non ha le scarpe, però ha un auricolare di ultima generazione. Non fa una piega, insomma. No, volevo vedere qualche casa. Insomma, fatemi sapere se vi piace comunque l'ambientazione, perché vi ricordo che tutto quello che state vedendo è una mod. Oh, le arance, le banane. Mi scusi, buon uomo, quanto costa una banana? No? Va bene, grazie, niente. Vediamo un po'. Ah, ecco, oddio, che stanno facendo? Questi starebbero bevendo. Oddio, qui si può bere. Figata, voglio bere anch'io. Che spettacolo, ragazzi, hanno messo una fontana. Quindi qui c'è un fruttivendolo, poi lì si sale. E vabbè, penso che la... Oddio, ragazzi, questo fa paura un botto. Sta con un macete. Questo tizio mi fa paura un botto. Sta così con un macete in mano. Non so, non va a prendere un botto. Dobbiamo portare a tua mamma. Sì, anche a mia madre dovrei portare qualcosa, perché glielo ho promesso. Oh, ci sono vasi, opere d'arte. Insomma, mercatino dell'usato fatto bene. Questo non capisco se è un uomo o una donna, però nel caso lascio stare. Qui che ci sono oggetti di antiquariato di ogni tipo, ogni genere. Devo dire che comunque in Egitto, ragazzi, ci sta la roba. Bello questo quadro di Napoleone. Chi è? Mozart quello? No, Beethoven. Vabbè, non mi interessa. E che ha fatto un bel villaggio Ronaldo Junior. Dove cacchio è sparito Giorgina? Ah, Giorgina sta lì, la riconosco dal suo... Sta parlando con quel trans. Non so se è un uomo o una donna, però vabbè. E Ronaldo Junior... Ah, Ronaldo sta qui. Ma che? Questo è Ronaldo Junior. Ma che? Non hai mai visto degli animali che stai facendo delle foto? Vabbè, giustamente sta in Egitto, non so come fa. No, c'è tipo un tettuccio. Ah, voi che fate? La briscola, fumate. Oddio, quello col macete. Basta! Perché sono tutti col macete in sto villaggio, paura. No, povere galline, ora ammazzavo le galline. Ciao galline. Come vi piace? Iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e non perderne altri. Fatemi sapere nei commenti cosa vorreste vedere. Condividete il video con i vostri amici. Come promesso in ogni video, voglio salutare gli ultimi 5 di voi. Saluto Gianni De Cola, Picos 06, Samuel Sing 34, Vale Pliano e Frost 3453. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi, che io e Ronaldo abbiamo salutato. Se anche voi volete fare lo stesso, volete essere salutati, fate come lui, che viene qui a seguirmi su Instagram. Quindi mi raccomando, lo trovate in descrizione. Vi basta cercare chiocciola Real Anthony, così io e Cristiano vi possiamo salutare nel prossimo video della nostra vacanza in Egitto. E se voi volete altre vacanze in Italia, in montagna, dove cacchio vi pare, le facciamo. Quindi dipende tutto da voi. Direi che per ora la nostra vacanza sta andando bene, ragazzi. Fatemi sapere se vi piace l'ambientazione, come mod e tutto. Essendo comunque la vita reale, come gozzo. Grazie a tutti per la visione. Noi ci becchiamo al prossimo video di GTA Mod Vita Reale da Cacciatore. Ciao!